adesso scusatemi perché voglio sentire Sgarbi rapidamente, poi ti ridò la parola perché poi voglio andare da Valentina Petrini, che così ci farai, ci spiegherai con chi sei e dove sei. Vittorio Sgarbi che dice? Ma dico che ci sono dei versi dell'Orlando Furioso che oggi ho letto in Parlamento, che parlano del volo di Astolfo sulla Luna, dove trova tutto quello che c'è sulla Terra, ma conclude: «Sola pazzia non ve poca ne assai, che sta qua giù e non si parte mai». Allora, questo cosa vuol dire? Che abbiamo un governo che si comporta nel modo più insensato e illogico, perché da Grisanti a Bassetti a Zangrillo abbiamo capito che la vaccinazione è arrivata alla percentuale più alta. L'idea di impedire alle persone di lavorare perché non sono vaccinate quando potrebbero fare il tampone è un'idea fascista. L'idea che un vaccinato, la paura del non vaccinato, dimostra che evidentemente i vaccini non danno la confidenza che si vuole, tantomeno il Green Pass, e allora abbiamo lo stato di emergenza prorogato ancora, e domani ci sarà la fiducia, senza solo, le persone sono fuori dall'emergenza, a parte gli amici come Telese che ci tengono molto, sono affezionati, ma di fatto le persone vivono normalmente, riaffollano le città, si muovono, vivono come è giusto vivere, riprendono quella normalità, hanno reagito anche bene dopo la pressione psicologica che televisione, informazione, anche questa sera, continuano a dare. È finita l'emergenza. Ascoltate Bassetti, ascoltate Grisanti, ascoltate Zangrillo. Non voglio sentire il politico, adesso mica lo Zampa, adesso lo voglio sentire Speranza, voglio sentire le persone e i medici. E allora quando la persona che parla prima di me ha detto abbiamo il 99% di vaccinati, l'1% che non lo è, per chi è pericoloso? La vogliamo smettere di comportarci in questo modo razzistico e discriminatorio? Bene. Ora io non sono un Novax, ho tre vaccini, ma un tampone ha smentito il mio Green Pass. Certo. Quindi vuol dire che il Green Pass non serviva a nulla, se non, come mi ha detto Draghi subito, per convincere la gente con la minaccia a vaccinarsi. Vittorio,